Salve ragazzi, eccoci qui pronti a fare qualche esercizio sulle proporzioni. Vediamo un po' questo primo esercizio molto semplice. A un gruppo di 200 intervistati è stato chiesto quale quotidiano leggono. Le risposte sono state le seguenti: a 90 leggono La Repubblica, 70 leggono Il Corriere della Sera, 30 leggono La Stampa e 10 leggono il giornale. Calcoliamo le varie percentuali. Adesso vediamo un attimo, caso A abbiamo 90 persone che leggono qua ci vuole una proporzione nel senso dobbiamo vedere 90 persone su 200 persone stanno uguali a x persone su 100 per cento in definitiva che ho fatto ho detto se Um, noi vogliamo sapere la percentuale Ovviamente la percentuale si fa sul numero di 100 Quindi vogliamo sapere che percentuale sta su 100 Ok? Se 90 persone su 200 persone in totale leggono il giornale Ok? Quindi praticamente abbiamo, eh, abbiamo scritto la nostra proporzione in questo modo Quindi 90 persone stanno a 200 persone come la nostra percentuale richiesta sta ovviamente a 100, perché la nostra base di percentuale è per 100, noi andiamo a trovare un risultato che è per 100. Quindi andiamo a vedere che cosa succede. Sappiamo che la x, in questo caso è uno dei medi, è uguale al prodotto degli estremi 90 per 100, diviso l'altro medio, diviso 200. In questo caso la nostra x è uguale a 0,45 moltiplichiamo per 100 e dividiamo per 100, viene fuori che x è uguale al 45%. Quindi abbiamo risposto alla nostra prima domanda con il 45%. Facciamo lo stesso, lo stesso identico procedimento per la lettera b. Se b è 70, viene facile dire che scriviamolo diversamente. La nostra percentuale ovviamente su 100, la mettiamo in proporzione al 70 persone sul numero totale di 200 persone. Quindi avremo che la nostra x nel caso b è uguale a 70 diviso 200 per 100. Quindi sono 70 per 100 diviso 200. In questo caso abbiamo 0,35 che moltiplicato per 100 diviso 100, viene fuori che è proprio il 35%. Quindi andiamo a scrivere questo risultato qua sotto, 35%. Vediamo il caso C, ovviamente adesso siamo diventati bravissimi perché abbiamo 30 persone, adesso facciamo sempre la stessa proporzione, cioè la nostra proporzione, eh, il nostro valore ricercato X sta a 100 perché è una percentuale su 100 come 30 persone stanno al totale che è 200, quindi avremo che la nostro, il nostro risultato x è uguale a proprio 30 per 100 diviso 200, che è proprio uguale a 0,15 moltiplicato per 100 e diviso per 100 otteniamo la percentuale del 15%. Quindi andiamo a scrivere anche questo risultato qui, 15%. Adesso per valutare l'ultimo risultato, la lettera D, abbiamo due strade. O facciamo il 100% meno il 45% che abbiamo trovato come primo risultato, meno il 35% che abbiamo trovato come secondo risultato, meno il 15% e questa è la parte ovviamente perché è la parte rimanente, oppure mh, lavoriamo come proprio abbiamo lavorato per tutti gli altri, quindi il valore di 10, 10 persone stanno a 200 persone come la nostra percentuale sta a 100, quindi il nostro valore sarà x uguale a 10 per 100 diviso 200 e sarà uguale a 0,05 moltiplicato diviso per 100 ci dà un proprio un 5% che è lo stesso identico risultato che esce fuori da qui perché 45 e 35 fa 80 più 15 95 a 100 avanzano 5 quindi possiamo dire che per completezza che questo è il 5% adesso vediamo un attimo questo esercizio che è un po' più um, è diverso diciamo ok allora, questo esercizio ci dice, dato il costo di un oggetto IVA esclusa, calcoliamo il prezzo IVA inclusa. Ovviamente questo fa riferimento, vi dico giusto per correttezza, questa IVA qua è sbagliata perché ovviamente adesso ci ritroviamo al 22%, ahimè, quindi uh, questo era un valore un po' di qualche anno fa. Ma comunque svolgiamo l'esercizio con il numero 21, tanto non cambia nulla ai fini del, dell'esercizio. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo il costo iniziale, in questo caso 130, e poi abbiamo l'IVA e poi abbiamo il costo IVA inclusa. Quindi dobbiamo vedere quanto vale il nostro valore finale. Allora, il costo iniziale, costo iniziale è 130 nel primo caso. L'IVA è il 21%. 21%. Il costo finale sarà dato da, dal costo iniziale 130 più il 21% di 130. Adesso possiamo sia calcolare il 21% di 130, quindi possiamo fare 130 per 21 diviso 100 e aggiungerlo alla... La nostra somma quindi viene in questo caso 130 per 21 diviso 100 vi dico subito che il valore è. 130 per 21 diviso 100 viene 27,3 27,3 euro questi sono euro eh? quindi sappiamo che il valore finale in questo caso sarà dato da 130 più 27 Uguale 157,3 euro e lo andiamo a scrivere come soluzione qui dentro 157,3 euro. Adesso facciamo il caso di 1250. Abbiamo 1250, dobbiamo aggiungere il 21%. Quindi sarà, se calcoliamo il 21% di 1250 facciamo 1250 per 21 diviso 100, e quindi viene 1250. Viene, viene, viene esattamente. 262,5. 262,5. Questo va aggiunto al nostro valore, quindi sarà 1250 più. 262,5 uguale 1512,5 e questo è il nostro secondo risultato, quindi sarà 1512,5. Ultimo di questa tipologia è abbiamo 17,40 euro a cui dobbiamo aggiungere il 4%. Di solito il 4% viene aggiunto per gli alimenti, quindi sarà una spesa dove rientra qualcosa di alimenti. Quindi calcoliamo innanzitutto il 4% di 17,40, quindi 17,40 per 4 diviso 100 è uguale 17,4 per 4 diviso 100, 0,696. A questo lo aggiungiamo a 17,40, quindi 17,40 più 0,696 uguale, vediamo, 18,09. 0,96, però insomma, siccome sono 96 centesimi, 96, eh, centesimi possiamo a eh, 0,96. 96,96 96 centesimi, quindi sono 9,6 centesimi, scusate, quindi possiamo dire che sono 10 centesimi, quindi possiamo dire che qua esce fuori 18,10 centesimi, cioè, eh, ok? E quindi lo possiamo anche scrivere qui dentro, 18,10. Terzo caso, questo qua, adesso questo caso è un poco più, dobbiamo lavorarci un attimo, perché il costo iniziale non lo abbiamo, ma abbiamo l'IVA e abbiamo il costo finale. Quindi noi abbiamo il costo iniziale che non lo conosciamo, è la nostra incognita, però abbiamo il nostro costo finale. E poi abbiamo la percentuale di IVA. Percentuale di IVA. Il nostro costo finale abbiamo detto che è 170, la nostra percentuale di IVA è il 21%. Noi qua possiamo ragionare con la proporzione. E quindi possiamo scrivere che il nostro costo finale, attenzione che cosa succede? Se io, se io considero il mio costo iniziale come il 100% del costo di quel bene, facciamo finta che sia una maglia, va bene? Allora, la maglia costa, all'inizio costa il 100% poi Aggiungendoci l'IVA costa 170, quindi che cosa significa? Significa che io al 100% ho aggiunto il 21%, quindi significa che 170, ossia il costo finale sta in proporzione al 121%, perché ho aggiunto perché questo costo finale ovviamente lo vedete, 170 è praticamente il 100% del costo più il 21% del costo, quindi è il 121% del costo. Posso scrivere che 170 sta al 121% come il costo iniziale, che è la mia incognita, sta al 100%, perché il costo iniziale valeva 100%. A questo punto voi siete bravi perché sapete che il nostro costo iniziale, che possiamo chiamare x, è uguale proprio a 170 per il 100%, quindi sono 100 diviso 100, diviso, diviso, questo lo possiamo anche scrivere così, è eh, più pulito, diviso 121%, per quindi possiamo 121 diviso 100. Adesso questa la sapete fare perché è molto semplice questa espressione, alla fine possiamo mettere tutto insieme, perché questo 170 per 100%, questo risulta essere 1 arriviamo a scrivere 170 per ribaltiamo ovviamente quando c'è il diviso questa qua si ribalta, quindi il numeratore va al denominatore e il denominatore va al numeratore. Quindi possiamo scrivere tranquillamente 170 per 100 diviso 121. E in questo caso possiamo vedere che 170 per 100 questo per 100 diviso 121 è uguale a 140,495 ma siccome 495 è parente a 50 facciamo 140,50 euro quindi ricapitolando in questo caso qui vedete che io non avevo, non avevo il mio costo iniziale il mio costo iniziale lo posso pensare come se fosse il 100% al quale io aggiungo il 21% e quindi arrivo a 170 euro quindi posso dire che 170 euro sta al 121% come il costo iniziale sta al 100%. Quindi costo iniziale della incognita è uguale al prodotto degli estremi diviso il medio. Quindi 170% diviso 121%. Questo si ribalta ed ecco il risultato.